Il super ospite. Sì, lo devo presento capire, io? Sì, devo solo capire se era una finta o se c'è, davvero è qua dietro. C'è che ci guarda. Allora dai, io gli faccio da passamicrofono e vado via. Insomma, che dire. Leo Ortolani. Eccolo. Grandissimo. Fletta i muscoli e suma il vuoto. Grazie. Vabbè, sono calorosi, eh. Grazie, un po' di giallo ci voleva in questo teatro perché sennò era un po' troppo così. Che posso dire? Io sono un po' imbarazzato, un po' molto lusingato, insomma, da questa festa che avete dovuto fare, soprattutto a Ratman come personaggio. E 111 numeri, dico bene? Sì, 110? Sto facendo i 112. 112. Sì. E poi? Sì. E poi basta, finisce. Quindi finisce oggi. Ecco, volevo dirvi questo. Grazie, è stato bello. I prossimi 20 anni, insomma, abbiamo poi orfani, per cui insomma andremo avanti per altri 20 anni con loro. E niente, che altro dire? Io posso darvi l'unico consiglio, appunto, mai dar niente per scontato. Un consiglio te lo posso dare io, però. Sì. Io sono un po' interessato perché, oltre a essere qua, insomma, sul palco a presentare la sera di Rapallunia, campo facendo le vocette al doppiaggio, e mi sarebbe piaciuto un omaggio su Ratman dei Puffi. Che ti è mancato tra le tante citazioni? Ma avevo fatto qualcosa, tipo qualche cosina, sì, ma che sì, qualcosa. Lo so, ma i Puffi sono già sono là, insomma, sono, cioè, non voi, scusate, sono sono là, Ratman è qui, che striscia. Tra grattacieli, striscia. E niente, grazie, siete stati carinissimi, basta, non so, no, veramente, non so cosa dirvi, anche perché ho letto, no, non è il caso, guarda, non è il caso, 20 anni fa, forse, adesso, insomma, ci dà ridere. E cosa volevo dire? Volevo dire ringraziare chi ha organizzato questa festa, per cui partendo da Rapallunia, insomma, che mi ha ospitato, e quindi a Carlo, a Davide, a Fausto, insomma, al comune, insomma, di Repallo. Poi i ragazzi che vedete qua, questo colpo di giallo che mi segue da 20 anni, e passa, no? Cioè, così, insomma, una cosa, non so, so che hanno fatto veramente tante e faranno tantissime anche domani. Per cui io vi consiglio di seguirli, dare un'occhiata a quello che fanno, perché secondo me potrebbe essere foriero di qualche sorpresa. A me sicuramente, spero anche a voi, che così almeno divido con voi questa cosa. E poi... Noi qui abbiamo i fan appunto di Ratman che sono abbastanza, insomma, evidenti, sì. Ma ci sono poi dei fan dietro le quinte che hanno fatto una specie di video intervista attraverso gli smartphone. Sì. Sono state raccolte queste video interviste e mi pare, insomma, il momento giusto per vederle. Sì, diamoci un taglio e diamoci un'occhiata così al video. Perfetto. A dopo. A dopo. Molto divertente e molto carina, mi è piaciuta molto. Un degno tributo a Ortolani, ma credo che fra poco ci sarà un altro tributo, ma non diciamolo, eh. Torni sul palco, Leo. Scusa, pensavo fosse finito, stavo già andando a prendere la macchina. No, ma che è finita, qui è... No. Guarda, ecco. Posso farvi una foto, che ho un cellulare che non funziona molto, ma ci provo, eh. Io sono... Aspetta, eh. Va che colpo d'occhio. Un esercito giapponese. Adesso...
questo fruscio. Ah, come selfie, scusa. Un selfie. Lo so, è una cosa che fanno anche agli Oscar. Aspetta, modalità autoscatto attivo. Ho fatto, grazie, potete metter via. Manca la tromba, manca le... Vabbè. Teatro non si poteva, forse. Fumogeni. Sbandieratrice, altro che annarmi. Due fumogeni da lanciare qua sotto. Voi vi salvavate. Bene. Fabrizio. Leo. Dimmi. Ma ci puoi dire cosa fai dopo, il dopo Ratman? Dopo Ratman... quando le fate queste faccio un riposino. Queste lo fai. Grazie, Gentilissimi, qua era il mio periodo di Renato Zero, quello quando facevo un pochino, po'. Sì. Sì, no, è terrificante, proprio ha circolato su internet per anni, fino a che ho chiesto di toglierlo da Wikipedia, perché una prima Wikipedia alle ortone diceva, aspetta che leggo Titef, e niente, insomma. No, dopo... Eri più in carne. Sì, ma forse stavo... Sì, lo so, poi dopo ho adottato e quindi niente, vabbè, insomma, lo consiglio, chi vuol perdere peso adotti, fa del bene, in più insomma riacquista anche una linea invidiabile. E dopo non lo so, dopo non ho idea di quello che farò, cioè nel senso che lì si diceva di tanti progetti di anche con altre case editrici, perché no, insomma, voglio dire, mi invitano, sarei scortese a non andare, mi pare giusto. Sì, e poi anche così, no, posso rivelare a questo punto che la raccolta delle recensioni cinematografiche ci sarà in primavera con la BAO, e quindi sarà un volume che troverete poi in primavera. Ecco. Non per Luca, dannazione. No, perché Luca qua, no, Luca beh. Sì, no, trovate altra. Luca, ragazzi, trovate tante quella roba che, scusate, mi scuso io, perché ce n'è veramente tanta e forse un po' troppa. Cioè, sono tante statue di Ratman, ci saranno i pupazzini, quelli che... Nuove? Sì, ci saranno addirittura due statue nuove, quella di 299, quella di Ratman che flette i muscoli, sarà Lord Pando in peluche. Bello, no, bello, ma fino a lì, cioè nel senso che un po' troppo. Vabbè, scusate. No, ti giuro, non me ne sono reso conto, se no avrei detto no, non fatele tutte. Cioè, troppe sovraesposizioni. Sì, io una sono, cosa si io cannibalizza con l'altra, intendi? Sì, ma no, ma poi non ha senso. Cioè, io mi metto sempre nei panni di chi va alla fiera, che io mi ricordo andavo, avevo 50.000 lire, le metto da una parte, che era quelle per la fiera, e poi il resto erano i soldi del biglietto di ritorno, quindi che non... In mezzo ci metto la carta d'identità. Hai paura che non tornino a casa quest'anno? Se no non torna, no, perché poi ti scappa di spendere più del dovuto, insomma. Vabbè. Però sono belle cose. Sì, no, per carità, sono sicuramente belle cose, troppe, vabbè. Io crediti di spegnere le luci, possiamo spegnere le luci? Possiamo spegnere le luci? Ammiccando, disse ammiccando. No, ma non riguarda te, eh. Sì, ah, no, no. Devo scappare? Sì, ok. Oh, ci sono spente le luci. Un problema con questi vecchi teatri. Accidenti. Però vedo come dei... Ah, un rat segnale. Sì, ma tanti. Ma che bello, sembra il presepe un po'. È anche un po' inquietante, perché sì. Vengono qua? Sì. Che desidera? Beh, io vado, Grazie. No. Ah, mamma, lo facciamo andare via, no? Ragazzi, ma neanche a Broadway. Non è Cats, ma insomma è Rats. Sono accese le luci, tutto procede come da scaletta. Non c'è nessuno che non lo
Mica bubole! Paura, eh? Io un po'. Oh, c'è chi fa i fumetti dell'Isis. Io... Beh, grazie, ragazzi. Un po'... Se molto... È finita qui? No. No, no, perché vedi, certo che no. Che la risposta a ogni Rahmani! Vedete? È così, è così, è così. Questi sono i lettori di Rahman. Ecco, adesso quando andate a cercare Rahman in edicola, sappiate che se soffiate un albo a uno di questi lettori, insomma, quello che può succedere è... Soffiate! Oh, hai detto soffiate? Sì. Ah. Qui mi sa che ci sta da soffiare. Vado a prendere l'estintore. Attenti a non bruciare le stoffe, non ci sono stoffe. Posso suggerire? Ma le candele sul legno, belle. Una tecnica di quelle che si usa. Sì. A geologia? Un fioretto. Non si è accesa quella? No, è non si è accesa. Che c'è una corrente d'aria. Si è spenta. D'aria. Seguiamola, c'è un'uscita. È un po' come il film Pyramid. Vabbè, ragazzi, sono 111, insomma, se aiuto. Se avete le barzellette da raccontare nel frattempo. Mi fido, dopo aver visto la rappresentazione di prima, mi fido. Voi da qui non potete vedere, ci sono le candeline, ma non c'è una torta. Mi pareva giusto, insomma, visto la location, c'è una focaccia. Tanti auguri a te. Grazie. Molto chiaro. Non ce l'ho fatta. Voleva dire che dovevo fermarmi prima. Devo fermarmi al 100. Grazie. Devo anche... Questo è per il passato scout, scusate che... Il taglio della torta, focaccia. Taglio della torta. Adesso passeremo coi piattini. Cosa bevete? Ha voglia a tagliare. Sì, no, ma infatti adesso... Ah, ma sei organizzato però, vedi? Faccio, vedi. Che... Grazie. Poi non si staccheranno, ma insomma... No, però insomma... Vabbè, dai. Fa la sua porca figura. Una piccola... Ah! Ho sempre un po' paura ormai. Senti quello. Grazie. C'è un sigillo però. Sì, si può aprire. Devo aprire? Ti tengo... È un regalo del Rahman Fan Club, dove che è firmato da tutti, insomma, raccoglie testimonianze scritte, offese, insomma, cose. Mi hai rovinato, sono... Dov'è mia moglie? Che cosa... Vabbè, ragazzi, grazie. Sparita. Bene, io uscirò da qua, perché dietro non ci passo. No, dietro non si può. Dietro non si può. Ah, okay. Ah, sì, sì. Allora fuori ci sarà per tutti la focaccia, ovviamente. Focaccia per tutti. Non è acqua piovana. Possiamo dire fine a questa serata, ma io vi ricordo che gli ospiti sono invitati, come di consueto, al ristorante Ujanku. E poi, insomma, a fine serata, anche, insomma, chi vuole
i fan dei fumettari possono venire, insomma, a farci compagnia. E non solo, aspettate, il pubblico può venire anche esatto, al chiosco. Sì, ci sarà un aperitivo, mi sembra, il chiosco della musica, che è quello sul lungomare. Esattamente, sul lungomare. Adesso ci sarà un aperitivo, prima di andare ad Oggianco ci sarà un aperitivo. E al chiostro della musica, invece al chiosco, chi vuole può gustare i cocktail a prezzo speciale. Vi ricordo che ovviamente la Rapallura non è finita qui, domani ci saranno altri avvenimenti, sempre con Leo, che insomma che sarà protagonista della domenica, sia la mattina che il pomeriggio. C'è anche il caffè con Leo. Con sì, io non ne bevo, però volentieri se lo offro, non c'è problema. Con quattro fortunati, insomma, che degusteranno una colazioncina, diciamo. Sì. E insomma, altri incontri con autori bonelliani e così via. Io vi ringrazio dell'attenzione e un saluto ancora a Leonardo Ortolani e a Ratman. Grazie a tutti. Da 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 da